Ma buongiorno, buon martedì a tutti ragazzi, buona giornata. Un martedì che si profila secondo me caldo, perché già a quest'ora sono 21 gradi. Non so da voi com'è il tempo, ma qui 21 gradi, 22 gradi a quest'ora alle 8 e mezza di mattina. Vuol dire che ci fa schiattare, eh? Vuol dire che oggi la temperatura sale anche oggi. Per essere maggio è un po' strano, però vabbè, ormai le cose strane ci siamo abituati ragazzi, nella vita come nel calcio. Detto ciò, prima di cominciare mi raccomando, iscrizione al canale, pollicione in su se vi piace il video, attiviamo questa campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ieri sera, tantan mediatico, Leao è stato visto al Juventus Stadium, all'Allianz, come cavolo si chiama, non so riesco neanche a dire il nome, talmente gli fa schifo. È stato visto allo stadio, cosa ci faceva lì, perché lì, complotto, ah, Leao chissà cosa farà. No, la Juve lo cerca, lui è andato a vedere la Juve come gioca perché gli piace, ma va, basta. Ok, Leao era lì semplicemente per una cortesia, per una visita di cortesia a un suo grande amico, che è Cabral, non quello della Fiorentina, un giovane talento, giovane, 23 anni della Lazio, che ieri ha giocato ben 55-56 minuti, quindi ha invitato il suo amico Leao ad andarlo a vedere. Siccome ieri era la giornata libera dei nostri ragazzi, giustamente Leao ha fatto quello che voleva, non ha fatto niente di male, è andato a vedere una partita allo stadio, è andato a incontrarsi con un amico e a vedere una partita. Spero per lui che si sia divertito, perché è giusto che Leao si prenda anche il suo svago come tutti gli altri, lo faccia nel modo migliore che lui creda possa farlo. Quindi mettiamo un punto a questa cosa. Detto ciò, si avvicina la partita clou, l'unica partita importante, ormai l'unica partita importante anche perché è l'ultima, e in questo senso però il mercato non si ferma mai ragazzi, non si ferma perché non si deve fermare, chiaro, anche perché si avvicina l'ultima partita, ma ti avvicini anche all'inizio ufficiale del mercato e quindi i tempi vanno accelerati. Ora, al di là che arrivi Uccello Rosso, che vai di corpo, che arrivi quell'altro, quella, a noi non ce ne frega niente, o quantomeno anche a loro interessa o non interessa, perché comunque le mosse sulla scacchiera vanno fatte ragazzi, su questo sarete d'accordo spero, no? E devi per forza muoverti, devi cominciare a muovere le pedine, altrimenti poi rimani col cerino in mano, non ti rimane un cavolo, perché i pezzi migliori poi vanno via, i pezzi migliori e soprattutto i futuribili, perché i pezzi migliori costano un sacco di soldi, i futuribili costano poco, ma se ci si vede bene in ottica futura comunque vanno via poi come il pane. E in questo senso, l'avete magari anche già sentito, il Milan ritorna, come noi abbiamo già detto forse 2 mesi e mezzo fa, abbiamo detto che il Milan era interessato sia a Parisi che a Aslani, o a Aslani, il Milan ritorna appunto su Aslani, il mediano giovane dell'Empoli, che si è messo bene in luce quest'anno, molto molto bravo, molto forte, è un ottimo mediano che può fare anche all'occorrenza al trequartista, valore di mercato molto 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 irrisorio, siamo sul 1,5 milioni, 2 milioni di euro, poi chiaramente magari si potrebbe scatenare un'asta fra le varie interessate, anche se non è che può arrivare a 40 milioni, chiaro, però magari a 5-6 milioni potresti anche arrivarci, ma credo che il Milan sia in pole per il semplice motivo ragazzi che, scusate si muove un po' la telecamera oggi ma sto facendo una cosa abbastanza di fretta, ma per il semplice motivo che Maldini ha parlato direttamente con la sua famiglia, quindi Maldini fa la solita sua mossa molto intelligente, è andato a parlare con la famiglia per assicurarli sulla bontà del progetto Milan, sulla futuribilità del ragazzo all'interno del gruppo e su quello che potrà diventare. Quindi il Milan Maldini va dalla famiglia e gli dice: state tranquilli, perché se Aslani viene da noi comunque un posto ce l'ha assicurato, può crescere tranquillamente, abbiamo un sacco di giovani, non c'è nessun problema, poi abbiamo padre Pioli che i giovani li coltiva come coltiviamo i pomodorini, quindi li fa venire su bene. E quindi è stata una mossa, secondo me, a parte gli scherzi, molto intelligente da parte di Maldini, una mossa molto astuta, una mossa che fa sentire che la nostra società comunque è anche una famiglia, no? Questa è stata una mossa intelligente di Maldini, vai lì e gli fai capire che comunque
è una family, una famiglia rossonera dove tutti si possono comunque sentire importanti, uniti, dove viene messo anche all'interno la famiglia proprio del giocatore. Grande, gran bella mossa di Maldini, quindi spero che questa possa aiutare a definire l'accordo, perché io ho visto un ragazzo giocare, secondo me vale tanto, fidatevi, e quindi spero che finisca bene. Niente, anche per stamattina è tutto, noi come sempre ci sentiamo più tardi, sempre Forza Milan e adieu.